Buonasera, benvenuti ad un'edizione speciale della nostra rubrica Into the Box, Medicina dell'arte per tutti, voluta e creata da CEIMARS in sinergia con Officine Telo. Un'edizione straordinaria oggi per celebrare la Giornata Mondiale della Voce. La Giornata della Voce nasce in Brasile nel 1999 e viene celebrata in tutto il mondo ogni anno con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della voce, sul corretto utilizzo e soprattutto sulla prevenzione contro eventuali patologie vocali. La voce è lo strumento musicale più bello di tutti, riprendendo il compositore Strauss, ma non solamente il più bel strumento, ma è anche tra i più preziosi. La voce è in grado di dirci chi siamo, da dove veniamo e dove vogliamo arrivare. Ma verso dove va la voce? È il tema del nostro incontro odierno e desideravo potervi presentare i prestigiosi ospiti e relatori che da diversi aspetti ci racconteranno della voce. Salvatore Lobue è professore di poetica ed estetica presso l'Università di Palermo. Vincenzo Cicero, professore di filosofia della scienza e filosofia della performance, Università di Messina. Alfonso Gianluca Gucciardo, medico delle arti dello spettacolo, Università Montpellier III, Francia. Manuel Castro, insegnante di canto e musicoterapista di Catania. Fabio Lazzara, insegnante di canto e vocal coach, Brancaccio Musical Academy, Roma. Luis Augusto Martins, professore vocalità performativa, Università Statale dell'Amazzonia, Manaus, Brasile. Peppe Vessicchio, maestro direttore d'orchestra e di coro, Gianluca Guidi, attore, regista e direttore del Brancaccio Musical Academy Roma. E subito lasciamo la parola al primo relatore, benvenuto professor Salvatore Lobue. Grazie, molto velocemente ringrazio gli organizzatori per avere invitato quello che sostanzialmente, normalmente non è un buon commensale, che è la poesia. Io mi sono sempre occupato di poesia e penso che noi siamo nati e la nostra anima è sostanzialmente immersa nel silenzio. Quell'Atman di cui parlavano i Veda rappresenta anche nella dimensione del respiro il senso di una cadenza del silenzio. Noi siamo immersi nel silenzio e durante la vita dobbiamo confonderci con le parole per allontanare la sensazione di una assoluta solitudine che ci accompagna dalla nascita sino al nostro compimento. Bacchenrodt paragonava l'anima a un fiume che scorre e affermava che la musica era il suono di questo fiume e dava così alla musica nel mondo non soltanto romantico quella dimensione di infinità che poi si affermerà pienamente in epoca romantica. Ma in questo fiume, in questo silenzio, appare improvvisa e ci meraviglia sin dalla nostra nascita il mistero della voce, perché il mistero della vita è lo stesso mistero della voce. Che cosa identifica più della voce una persona? Di che cosa ci sentiamo privati quando una persona amata o conosciuta, non riusciamo più a vederla, della sua voce. Diventa tutto nostalgia della voce. Tanto che è
è il rimpianto più grande non potere sentire più il tono della voce che è la nostra carta d'identità, è il modo in cui si esprime questo fiume silenzioso che ci traversa e che per tutta la nostra esistenza ci accompagna. Ma la voce non è soltanto questo. La voce è un atto mistico. La voce è una dimensione teologica. La voce è una dimensione sacra. Quando nel Genesi si parla e si dice della creazione, il Theos per prima cosa pone il suo verbo, che è il poiein, il creare. En arche poiesen o Theos ton uranon kai tengen. Ma questo non basta, perché il verbo essenziale della narrazione del libro della Genesi è leiben, il dire, il sentire, il manifestare quella parola, quella voce che impone kai eipen o theos, e il Dio disse. Ed è soltanto quando si manifesta la voce che si manifesta l'essenza, la vastità e la bellezza del creato. Che è come dire, noi stiamo parlando la stessa voce della prima creazione originaria. E ciascuno di noi nella voce ha quella originalità assoluta che viene dalla stessa originalità assoluta della sua anima. Voce. Vat. Hanno la stessa radice. Hanno la stessa radice, voce e vach, che nei Veda è il principio di qualsiasi atto di creazione. E nei Veda, in quello che è uno dei primissimi inni del libro nono, si legge che la voce è colei che disegna l'atto possente del Dio, e addirittura sul punto più alto del mondo, dice Vach, sono io che genero il Padre. Mia origine le acque abissali, traverso ogni monde, a me i mondi stringendo e tutte le cose che sono, io espiro simile al vento potente, simile a torre su ogni terra, sui cieli io consisto, così forte io sono in mia potenza e splendore. Sulla voce, pochi momenti della storia della poesia di tutti i tempi hanno con tale potenza espresso il potere creatore, la potenza creatrice della voce stessa. Ed è evidente, trascorrendo in altro ambito, come ogni volta che anche in un racconto, come per esempio il racconto del battesimo di Gesù nei Vangeli, il fatto stesso di un atto di iniziazione impone che ci sia una voce a confermarla, una voce che scende dal cielo come nella trasfigurazione, ma per non dare nessuna impressione di una mia appartenenza a qualche specifica dimensione religiosa, io ricordo nella storia di Sakuntala, presente nel Mahabharata, l'improvvisa voce che viene per affermare che appunto Sakuntala ha ragione e il figlio che chiede che sia riconosciuto è proprio del
del re, del sovrano, a cui lui, lei chiede che sia appunto riconosciuto. Si tratta di uno dei più grandi testi della storia della poesia mondiale, quel Mahabharata che poi porta Kalidasa alla scrittura meravigliosa del riconoscimento di Shakuntala. La voce è il riconoscimento. Noi ci conosciamo e riconosciamo nella voce, e ciò che essa è non è soltanto una modalità di comunicazione. Probabilmente la voce non comunica nulla se rimane nell'ambito di una emissione di fiato tra le due corde vocali. La voce è fondativa, la voce è capace di costruire mondi, di mettere insieme universi in maniera tale da rendere ogni cosa fonte, principio, oggetto di ogni meraviglia. Io penso che pochi momenti come quello omerico su questo punto sono stati chiari. Quando si parla appunto dei dolori di Achille, del momento nel quale dice Omero, la voce, quella voce dell'amico che io ricordo, per me è Chiumalghea, Mutus, è una voce che porta il dolore del cuore, così come porta la gioia del cuore, perché nella voce sono tutti i sentimenti possibili, nella voce sono tutte le sonorità pensabili, sono tutte le tonalità del nostro essere, individui che fanno parte perfetta di quel grande mosaico che è l'universo. Ma in questo mosaico la voce di ciascuno è ciò che più preziosa accade. In uno, e chiudo, dei versi più belli che io abbia mai letto, che sono scritti nel scoperchio di un sarcofago egiziano del 2000 avanti Cristo, si trovano a parlare due persone. Uno, che sarebbe l'immagine del maschile, dice: mi sono innamorato dei tuoi occhi. E il secondo, di questo piccolo distico che appunto ha il senso di un mistero, dice: io mi sono innamorato della tua voce, che è l'elemento femminile. Perché innamorarsi della voce significa innamorarsi di quel mondo interiore. Non è più una parola usata, questa, mondo interiore, che è la parola della mia scuola media. Si diceva che bisognava costruirsi il proprio mondo interiore, non guardare soltanto all'esterno per cercare di non pensare al dovere della costruzione di questo mondo. Ecco, la voce porta visibile l'invisibile di quel mondo interiore che noi siamo, e per questo credo che niente sia più bello della musica. Credo che se parliamo del sacro, niente sia più bello della passione secondo Matteo. Cioè, se parliamo della voce, niente sia più bello di quella voce che noi non udiremo mai, ma che è la voce stessa del Logos, che si fa parola in quell'elemento fondativo del prologo del Vangelo di Giovanni, che è definitivo sul senso della voce, sul senso della parola. Quelle parole, o quella voce, o quella parola, che in questo momento così difficile per l'intero universo deve solo risuonare in una parola soltanto, nella voce una che dovrebbe avere il mondo. Grazie a tutti coloro che anche in questo momento sanno perfettamente coniugare la propria vita con l'amore per tutti noi e per tutti gli esseri viventi. Grazie.
La voce come riconoscimento nella giornata mondiale della voce, grazie al professor Salvatore Lobue, professore di poetica ed estetica presso l'Università di Palermo. Grazie tante per il suo intervento. Passiamo adesso la parola a Vincenzo Cicero, professore di filosofia della scienza e filosofia della performance Università di Messina. Professor Cicero, buonasera. Buonasera a tutte e tutti. Ringrazio la moderatrice Maria Pia Colicchia che mi ha ceduto la parola, ringrazio le officine Telo, ringrazio soprattutto Alfonso Gianluca Guicciardo che mi ha con grande delicatezza ma anche con grande entusiasmo invitato qui stasera e per me è un vero onore. E verso dove va la voce? La mia risposta immediata alla domanda guida del webinar è: facciamo sì che la voce vada verso le sue possibilità future, recuperando a pieno regime la lezione di due impareggiabili studiosi virtuosi novecenteschi della voce, Antonin Artaud e Demetrio Stratos. Il mio contributo stasera vuole essere un omaggio ai due, imperniato su una tangenza concreta che li ha coinvolti, un omaggio non meramente celebrativo, ma preludio auspicabile di una riconsiderazione sia filosofica sia artistico-performativa. Nell'ultima fase della sua vita, gli ultimi 12 anni, dal 1936 al 48, comprende il viaggio in Messico, l'internamento nei manicomi, il ritorno alla libertà creativa della scrittura. Artaud spostò sempre più l'asse delle sue meditazioni dal cinema alla potenza della voce, nella rafforzata certezza che la voce, più del film, sia in grado di richiamare uno stadio magico originario, presintattico, preriflessivo, prerappresentativo, senza più frattura, fra vita e rappresentazione della vita. In questa ottica si può dire che la meta del teatro artodiano maturo diviene la voce, la fonè, come compagna del logos prelogico. E l'intuizione era già espressa nello scritto sul teatro balinese del 1931. Cito: in questo teatro ogni creazione viene dalla scena, trova la sua traduzione e le sue origini in un impulso psichico segreto che è la parola prima delle parole. La parole davant les mots. La poetica tarda di Artaud è dunque dominata dal tentativo di recuperare il sostrato verbalmente inattingibile della parola attraverso le potenzialità del suono fonico. La forza espressiva dei testi destinati alla performance è concentrata in neologismi e qui viene spontaneo pensare al derridiano forsennare il soggettile. E soprattutto in glossolalie, grazie a cui si conferisce al significante la funzione di accumulo sonoro dalle sfumature occulte e ineffabili. Artaud, pertanto, nella ricerca pratica di un passaggio diretto al fondo inespresso e inesprimibile della vita. In questo studio di retrocessione fonica all'archè, in cui il teatro tende alchemicamente al suo pericoloso, inumano, doppio archetipico, e per cui varrebbe la pena insistere sui luoghi degli incontri che non ci sono stati tra Jung e Artaud. In questo sforzo ai limiti dell'umano, dicevo, Artaud appronta una suggestiva riflessione che intreccia voce, danza e mito. In Artaud c'è senza dubbio una tendenziale svalutazione dell'istanza mitica in genere rispetto al reale. Si pensi alla sua distruzione blasfema del mito cristico, oppure alla sua derisione beffarda del mito hitleriano. Ma le parole conclusive della bella lettera a Pierre Bousquet del maggio 1946 spalancano uno scenario vertiginoso. Cito: poiché siamo circondati da miti che vogliono partorirci addosso, l'hitlerismo è un mito, ma ce ne sono altri ancora. Che fare? Costruire un palcoscenico per danzarvi i miti che ci martorizzano e farne degli esseri veri.
Danzare è soffrire un mito, dunque rimpiazzarlo con la realtà. Ora, il senso di questa danza, demiticamente sofferta e sofferente, è tutt'una con la voce prelogica, con la fonè archetipica. Il senso della danza è indicato con nettezza sconcertante negli ultimi versi dello scritto in cui Artaud e Stratos si toccano fonosomaticamente. E mi riferisco a Per farla finita col giudizio di Dio. Vediamo. Nel settembre 1979 a Parigi, durante una rassegna organizzata da France Culture, Demetrio Stratos si esibisce in una lettura performance del testo di Artaud, Pour en finir avec le jugement de Dieu. Lo stesso Artaud aveva registrato l'interpretazione dello scritto perché venisse trasmessa dalla radio francese nel febbraio 1948, ma la censura ne impedì la messa in onda. Per fortuna quella registrazione si è conservata e oggi chiunque può ascoltarla su YouTube. Artaud era morto il mese successivo alla mancata trasmissione, il 4 marzo 1948. Stratos morì pochi mesi dopo la rassegna parigina, il 13 giugno 1979, per una leucemia improvvisa. Ma al di là di questa lugubre coincidenza e al di sopra di ogni altra affinità, Artaud e Stratos sono accomunati dalla esplorazione abissale della parola che in tutte e due ridiviene suono corposo. Il loro orizzonte comune appare la voce corpo in quanto originario significante assoluto, sciolto, libero da ogni significazione. Io vorrei chiamarlo il senso del suono principiale del logos, prima di ogni umana verbalizzazione e discorsività comunitariamente istituite, un po' sul tipo delle melodie primordiali degli Ainur di Tolkien, se può servire a intenderci. Artaud e Stratos mirano entrambi al ritorno allo stadio originario che precede qualsiasi separazione. Entrambi provano con la voce ad attingere alla dimensione prelogica del linguaggio per corroborarsi della forza fontale del logos, di cui parlava il professore Del Vue poco fa, in maniera mirabile. In vista di questo recupero, Artaud e Stratos intraprendono la medesima via. È necessario che la parola, dismettendo il suo uso logico e discorsivo, ritorni a essere significante puro, gesto, rumore, sussurro, vibrazione, soffio, sonorità, materia, in una parola. La parola deve tornare a farsi voce corpo, fonè soma, riprendendosi dalla fonè sema, dalla voce segno a cui si è ormai ordinariamente ridotta. Deve lasciar rifluire l'energia materica e corporale della voce. La versione di Stratos del finale di Per farla finita con il giudizio di Dio è agevolmente disponibile nel docufilm Suonare la voce e ovviamente ve la raccomando. Colpisce la consapevolezza quasi sfacciata con cui Stratos interpreta la figura contraddittoria e folle, ma anche profetica di Artaud. L'alternanza brusca dei registri acuto e basso che caratterizza la performance del poeta francese viene mantenuta, anzi esaltata, dal notevole controllo del foniarca italiano sui movimenti del proprio corpo. E la fine della lettura è seguita da una breve improvvisazione con utilizzo anche della tecnica diprofonica. Spiace solo che Stratos abbia omesso, e non so perché, proprio gli ultimissimi versi del testo, in cui Artaud mostra la direzione verso cui lui ha visto andare la voce. A l'inverse, in contropelo. A mio avviso dovremmo approfondirne l'esperienza attraverso e oltre Stratos. Ecco il breve brano in edizione bilingue. Scusatemi se mi tolgo la cuffia. Dovrebbe sentirsi ugualmente, altrimenti mi avvertite e me la rimetto. Si sente, sì. Benissimo.
L'uomo è malato perché è mal costruito. Bisogna decidersi di metterlo a nudo per grattargli via questo animalucolo, questa piattola che gli prude mortalmente. Dio, e con Dio i propri organi, tutti i suoi propri organi. Perché non c'è niente di più inutile di un organo. E allora che gli avrete fatto un corpo senza organi, allora avrete liberato l'uomo da tutti i suoi automatismi e lo restituirete alla sua vera e immortale libertà. Allora gli reinsegnerete a danzare al rovescio, e questo rovescio sarà il suo vero diritto. Liberté, immortal, è veritable, sarai di un automatisme, se tu te délivré, l'aurez-vous alors, organ, sans corps, un fouré, organ, c'est tout, organ, c'est, oui, organ, c'est, yeah. Avec animal kill, c'est gratte lui pour nous en mettre, nous a décidé. Faux. Il construit mal et qu'il passe malade. Grazie. Io direi in differita facciamo un applauso a tutti quanti. Grazie per l'intervento, professor Vincenzo Cicero, professore di filosofia delle scienze e filosofia della performance, Università di Messina. E ricordiamo a chi si fosse collegato in questo momento che siamo in diretta in Do the Box, Medicina dell'Arte per Tutti, per una edizione speciale dedicata alla Giornata Mondiale della Voce. Siamo inondati, volevo dire solamente questo, che ringraziamo gli amici che ci seguono e che ci stanno inondando di messaggi privati e pubblici. Potenzialmente noi intanto andiamo avanti con la nostra live a fine rubrica. Grazie a tutti quanti, eventualmente leggeremo qualche domanda che ci pongono questi nostri amici. Passiamo la parola adesso a Alfonso Gianluca Gucciardo, medico delle arti dello spettacolo, Università Montpellier 3, Francia. Buonasera. Ciao, buonasera Alfonso Gianluca Gucciardo. Posso salutare? Ci siamo, pronto? Credo che non sia... Sì, online. Io lo vedo in chat. L'immagine forse è ferma, è bloccata? Chiediamo al nostro Lazzara di chiudere l'audio, per favore, maestro Lazzara, Fabio Lazzara, grazie. Ecco, Alfonso Gianluca Gucciardo, buonasera. Ci sei? Beh, noi lo vediamo, ma forse non ci sente. Riuscite a sentirmi, sì. Le mie cuffie sono. E io sento dei bambini, non so da... sento le voci di bambini, non so da dove arrivano. Pronto? Benvenuti, benvenuti, Raffaele Silvia, Luciano
Teresa Floridia, Leandro Lopez, in attesa del maestro Gucciardo, del professore dottor Gucciardo. Ci siamo, mi sentite? Pasquale Cozza, Rosca, Leandro Lopez, Rafael Silva, leggeremo più tardi le loro, i loro commenti e le loro domande. Ecco, voi riuscite a sentirmi? Noi sì. Ok, e non vedo più il dottor Gucciardo, è andato via. E in regia mi dicono qualcosa? Già è arrivato. Scusate, forse... io purtroppo... Si è disconnesso. Io purtroppo ho perso la parte finale dell'intervento adesso, stupendo del professore Cicero. Potenzialmente potremmo... Potremmo canticchiare qualcosa, però non lo faremo perché altrimenti... Dottor Gucciardo, buonasera, ci sente, ci sei? Buonasera, buonasera. Io chiedo scusa, ho perso la parte finale dell'intervento. Ok, forse ecco, dipeso da me, sentiamo. E qui c'è un tempo molto strano. Sì, chiedo scusa forse a me, perché ho perso la linea. Forse ci sono dei problemi con internet, però adesso noi sentiamo. Se mi sentite, andiamo avanti con la... Dottor Gucciardo? Proviamo. Mi sentite? Ecco, adesso sì, adesso sì. Mi sentite? Adesso sì, sì. Okay. Riuscite a sentirmi? Sì, ok. Ok, chiedo scusa, ho fortissimi problemi di linea. Allora, io vi ringrazio innanzitutto per avermi aspettato, chiedo scusa, ringrazio anche i prestigiosi relatori che mi hanno preceduto e quelli che mi seguiranno. Io non so se si vedono le slide, ho il dubbio che si vedano, ma in ogni caso io, per non perdere tempo, eventualmente anche se non si dovessero vedere, direi di, se mi dai l'ok Maria Pia, io direi che parlo sì, anche a braccio senza slide. Assolutamente sì, andiamo avanti. Ecco, adesso non sentiamo. Sì, allora, anche se non si vedono le slide, io parlerò pochissimo perché mi sentite? Sì, ci sentiamo. Puoi parlare, parlo. Mi sentite? Sì. Ma noi non lo sentiamo da qua, io non lo sento. Io lo sento. Ok, mi dicono che mi sentite, chiedo scusa a tutti. Chiedo scusa a tutti, anche se non si vedono le diapositive, io comunque brevemente parlerò di quello che mi ero programmato di trattare, cioè dal punto di vista delle arti dello spettacolo, che come sapete è una branca totalmente diversa rispetto a quelle tradizionali, che possono essere la foniatria artistica o la fisiatria artistica. Ecco, da medico dello spettacolo mi sono posto il problema di dove stia andando la voce in generale nelle arti dello spettacolo, e dove stia andando la voce anche in generale dal punto di vista artistico. Oggi viene intesa anche in ambito clinico, in ambito accademico, come un fenomeno meccanico, come un oggetto di ricerca, come diceva prima il professore Cicero, come un qualcosa che forza avere un carattere scenico, e da questo carattere scenico non possa andare fuori. Bene, oggi la voce invece è quasi soltanto utilizzata come strumento di comunicazione, come strumento di
predominio, come strumento di comando, come strumento di seduzione, come strumento erotico. Però verso dove oggi noi dovremmo portare la voce? Verso qualcosa che vada anche al semantico, ma che vada anche al di là del semantico stesso, di ciò che effettivamente essa significhi. Un po' ritornando indietro di millenni, andando un poco a riprendere la definizione di voce dal video, che fu data da Ibn Rabbi di Cordova, parliamo del 900 avanti, nel 900 dopo Cristo. La voce è il cibo dell'udito, la prateria dell'anima, la primavera del cuore, la gioia di coloro che sono tristi, la compagnia di coloro che sono sodi e lo zainetto, chiamiamolo così, del pellegrino. Sarebbe bello se ritornassimo indietro per ridare però un senso moderno a questa definizione. Noi ci abbiamo provato da medici, abbiamo provato anche a fare, purtroppo non posso, ripeto, per motivi tecnici condividere le slide, vi avrei fatto vedere con tanto piacere uno studio che abbiamo pubblicato l'anno scorso proprio per divisezionare la voce con una risonanza magnetica nucleare dinamica, per cercare di trovare anche un significato che non sia solo posso permettermi di consigliare di passare all'altro relatore perché sospensione così lunga sembra estremamente problematico, se fosse possibile andare oltre. Noi stavamo comunque ascoltando, io ascoltavo sia l'audio che il video del dottor Gucciardo e anche qui in chat i messaggi che arrivano comunque salutano il professor Gucciardo. Quindi allora, purtroppo viviamo in un tempo di tristezza infinita che ci auguriamo finisca prima possibile e il prossimo intervento, il prossimo anno lo faremo dal vivo, magari anche con delle belle voci, oltre il professor Cicero che qui è ricchissimo di commenti, professore, è abbastanza nominato da tante persone per la sua performance sulla voce, da come scrivono i commenti in chat. Allora, considerato che il bello della diretta è questo, e comunque riusciamo a passare al prossimo relatore, che è Manuel Castro, insegnante di canto e musicoterapista di Catania. Buonasera Manuel. Buonasera a tutti. Mi sentite? Mi vedete? Sì. Ormai queste sono le parole d'ordine dell'anno. Purtroppo sì. Ok, intanto vabbè, vi ringrazio, veramente per me è un grande onore essere qui, ringrazio il dottore Gucciardo, poi lo ringrazierò di nuovo personalmente, dato che per adesso non c'è. Non ho preparato nulla di particolare, nel senso che andrò molto a braccio, voglio solamente un attimino fare una riflessione riguardo quello che stiamo vivendo. Ovviamente prendendo spunto dal titolo di questo webinar, verso dove va la voce. Prima di tutto ho pensato verso dove sta andando il cantante, dove sta andando l'artista, più che dove va la voce, perché la voce, come sappiamo, è uno strumento che se non ha nessuno che lo fa vibrare o fa suonare, rimane un semplice strumento. Stiamo vivendo un anno che è sicuramente uno spartiacque tra quello che era quello che credevamo fosse un futuro, ma che ormai è diventato passato, è un futuro che ci si prospetta, che può assumere varie sfumature, potrebbe andare anche verso quella che è la distopia narrata in tanti libri del passato, in tanti film che ormai abbiamo visto. Oggi la musica quest'anno è stata silenziata, l'arte è stata silenziata, è stata censurata e si è autocensurata, nel senso che si è adattata a quello che noi stiamo vivendo, quindi a questa modalità online, ma non credo sia un vero e proprio adattamento. Di solito si dice che si evolve non il più forte, ma chi si adatta.
Oggi vedo un accomodamento da parte della musica, non più che della musica, degli artisti, perché la musica poi è una conseguenza. Un adattamento che è diventato accomodamento, quindi si è entrati in una zona di comfort. Tutti ci siamo spostati online, ovviamente la musica live si è bloccata, ma questo cosa comporta? È un processo, ovviamente un processo che avviene già da tempo, ora ce ne stiamo rendendo conto perché ci siamo fermati, però se buttiamo lo sguardo verso il futuro possiamo renderci conto che questo recintarci online, perché ormai è diventato un grande recinto, i social sono diventati un grande recinto, porta a quella che è l'omologazione della musica, potrebbe portare anche all'implosione della musica e dell'arte. Un'arte che sta diventando ovviamente funzionale al sistema, un'arte che non grida, che non fa più controcultura, che non si manifesta, che si adatta, che non ha più il coraggio di esprimersi, perché ormai, come dire, tutti dobbiamo... Si parla tanto di diversità, ma questa diversità è una sorta di paradosso, perché tutti tendiamo all'omologazione. Ovviamente per stare anche sui social dobbiamo dimostrare qualcosa, dobbiamo essere uguali agli altri, dobbiamo fare perché gli altri fanno, dobbiamo mostrare, parlo anche da un punto di vista didattico, da un punto di vista di cantante, dobbiamo dimostrare gli allievi, dobbiamo, come se fossero quasi degli oggetti da mostrare. E tutto questo ovviamente non fa altro che sminuire il concetto di arte. Oggi siamo stati privati anche di diversi sensi, voglio fare anche questa piccola riflessione. Ci hanno solamente amplificato la vista con cui guardiamo ma non osserviamo e ci hanno amplificato l'udito con cui sentiamo ma non ascoltiamo più, perché siamo sottoposti a un rumore di fondo continuo che è solamente un grande silenzio assordante, ovviamente. E mi rifaccio anche al professor Lobue, che mi sembra che abbia detto anche qualcosa del genere. Abbiamo bisogno di silenzio, secondo me. Di un silenzio che sia un modo per riempirsi. Non abbiamo più bisogno di tutto questo rumore. Cioè ormai viviamo nel rumore continuo. La musica oggi tende all'omologazione per tanti motivi. Da un punto di vista ritmico, e qua mi collego a una disamina che ha fatto un musicologo, si chiama Antonello Cresti, il ritmo è stato deumanizzato, quindi si va verso un utilizzo spasmodico dell'elettronica, che non è più un contorno, ma la fa da padrone. Le sonorità tendono al ribasso, non ci sono più escursioni dinamiche, escursioni timbriche, e anche la voce in tutto questo ha perso la sua personalità, perché anche i timbri vocali tendono ad assomigliarsi tutti quanti, sia quelli femminili che quelli maschili, si va anche verso un'androginia del timbro vocale, e tutto questo fa sì che poi la musica diventa un vero e proprio prodotto, proprio una merce, come diceva Adorno, lo diceva già tanti anni fa, ma penso che non si aspettasse tutto questo. Diventa veramente una merce da fast food, dove questa voce uguale permette anche a chi produce musica di intercambiare l'artista, nel senso che basta cambiare solamente il volto, l'etichetta, e poi tutto il resto rimane uguale. Io credo che oggi ci voglia veramente coraggio. Non so se si possa fare qualcosa di nuovo, è difficile fare qualcosa di nuovo, però non bisogna adattarsi, non bisogna accomodarsi, bisogna avere coraggio di andare oltre, di uscire da questi schemi. Cioè abbiamo la possibilità, credo, di costruire un futuro diverso. Questo blocco non ci deve mettere nella condizione di seguire tutto quello che ci viene detto. Abbiamo veramente la possibilità di cercare di restare umani, di tenere il contatto con quella che è la nostra umanità, perché è un futuro che ovviamente porta verso la tecnologia più assoluta.
E credo che il compito sia dell'insegnante, sia di chi fa musica, sia quello di sin da bambini cercare di dare la possibilità di costruire un pensiero libero, un pensiero diverso, un pensiero indagatore, curioso, che permetta appunto di esplorare le grandi sfumature dell'anima e di potersi esprimere in questo mondo e creare la diversità, la tanto agognata diversità di cui si parla oggi, che è solamente sinonimo di omologazione. Questo è il mio pensiero, molto, come dire, spontaneo, una riflessione che ho fatto, dato che mi hanno bloccato, non posso fare che concerti, quindi a questo punto penso, cerco di pensare, cerco di immaginare, cerco di confrontarmi, e voglio solamente dire una cosa, mi è capitato in questo periodo, io alla fine sono uscito sempre, ho cercato di vivere la mia vita, mi è capitato di incontrare un buskers, uno di questi artisti di strada con la chitarra, e in una piazza qua a Catania, io sono di Catania, e mi sono soffermato ad ascoltarlo. Mi sono emozionato molto di più in quel minuto d'ascolto dal vivo che in un anno di mille voci e mille suoni che mi sono passati davanti, scrollando social, ascoltando YouTube, eccetera, eccetera. Perché il contesto dal vivo è un contesto di vita, un contesto dove tutti i sensi vengono, come dire, sollecitati, quindi abbiamo bisogno di tornare a fare musica dal vivo, abbiamo bisogno di prendere il coraggio e tornare a fare musica dal vivo, a far sentire di nuovo la voce dell'arte. Grazie a tutti. Questo era... Ma mi permetto, Manuel, io fungo da moderatrice, quindi presento solamente i relatori, i prestigiosi ospiti che abbiamo questa sera, ma in questo contesto Manuel Castro, insegnante di canto, nonché musicoterapista, mi senti, Manuel? Sì, assolutamente. Ok, musicoterapista, quindi anche collega, e chiedevo, mi viene da pensare, hai detto qualcosa di nuovo, nuovo rispetto a cosa, rispetto a che, e quanto influisce la voce in ambito musicoterapeutico? Perdonatemi, signori ospiti, di questa piccola domanda, poi leggeremo anche le altre domande dei nostri amici sul web. Ma la voce, io credo, come influisce nella musicoterapia, come influisce nella lezione di canto, come influisce in un concerto live, è un amplificatore dell'anima, quindi alla base ci deve essere un'umanità e un'anima. Quindi se non c'è quello, come diceva il professor Lobue, sono solamente suoni di corde vocali che si adducono ed emettono suoni. Prima di tutto dobbiamo coltivare noi stessi, cioè oggi dobbiamo coltivare noi stessi. Dobbiamo coltivare noi stessi per dare agli altri la possibilità di coltivare a loro volta loro stessi, dare possibilità di ampliare le vedute, di ampliare il pensiero. Questo secondo me dobbiamo ricoltivare di nuovo la terra, dobbiamo ricoltivare veramente la terra, che è quella che ci dà i suoi frutti. Se noi non la coltiviamo rimarrà così, un prodotto, ci sarà aridità. Beh, e adesso stiamo riflettendo in questo momento di chiusura e staremo chiusi ancora per quanto dobbiamo, per poi uscire liberi e cercare di aprire tutti i sipari, di varcare tutti i palchi per buttare fuori la nostra voce. Grazie Manuel Castro. Grazie a voi. Prossimo ospite in questa giornata mondiale della voce Into the Box, adesso insegnante di canto, vocal coach, Brancaccio Musical Academy di Roma, Fabio Lazzara. Buonasera Fabio. Il microfono è spento. A proposito, io nel frattempo forse sono tornato tra voi. Maestro Lazzara deve aprire il microfono.
Il nostro dottor Gianluca Gucciardo non riesce più a collegarsi. Speriamo no, io ce sono la collegato. Io spero tempo. Che voi mi sentiate. Mi sentite? Al io sono Lazzaro. Collegato. Ecco, buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Sì, per la terza volta, buonasera a tutti. sono molto felice di essere qui insieme a voi a condividere, per poter condividere questo momento di riflessione, di approfondimento, di scambio. Sento un ritorno, sto cercando di regolare perché sento solo la mia voce, quindi vediamo un attimo di... Ok, volevo ringraziare la dottoressa Culicchia per questo ottimo... per le sue ottime interviste, anche perché ho già seguito l'ottimo lavoro svolto in questi mesi, e poi il dottore Gucciardo che per noi è un faro illuminante per quanto riguarda la medicina delle arti della performance. Io dal titolo, specialmente dal titolo verso alla voce, è qualcosa che mi sono chiesto anch'io. Questo perché l'80% degli incontri che abbiamo tenuto nell'ultimo anno è stato esclusivamente online. Il lavoro che svolgiamo nell'ambito dell'interdisciplinarità della voce è chiaro che non converte verso una voce, ma ovviamente dal vivo, ma un po' come tutte le altre arti. Il 20% erano principalmente solo incontri che erano atti a un recupero della voce dal punto di vista ovviamente artistico, performativo e performante, poiché a volte artisti in difficoltà ci chiamavano per poter intervenire anche a distanza per quanto riguarda il recupero stesso dal punto di vista atletico-muscolare della propria voce. Ovviamente questo è stato un'inversione di rotta e quindi ci siamo ritrovati per l'80% ad un lavoro online. Il senso dell'interdisciplinarità è quello che è sempre stato il nostro obiettivo e infatti ecco perché ho detto che il dottor Gucciardo è un faro illuminante, poiché abbiamo cercato sempre di seguire questo filone e quindi andare verso l'equilibrio della voce. Questo è stato qualcosa che abbiamo cercato anche di assecondare anche attraverso uno schermo. È chiaro che, per esempio, cos'è successo? Si può perdere la voce per un cattivo utilizzo anche in chat? Domanda da $1 milione a voi, professori. Ecco, questa era una delle domande in attesa di sistemare un po' questa diretta. Una delle domande dei nostri amici che vedo c'è tanta gente da Manaus, Brasile. Grazie e vi salutiamo con tanto affetto. Senza anima, senza espressività, non riusciamo ad esprimere le parole di un testo fino in fondo. Cira di Gennaro, grazie. Teresa Floridia, grazie. Paola Emilio, official, coltivare noi stessi con un bel cuore rosso. Giustissimo, avere sempre il coraggio di andare oltre. Dobbiamo tornare all'essenza della voce. Ecco, abbiamo ripreso il dottor Gucciardo, ecco, e però nel frattempo abbiamo perduto Fabio Lazzara. Fabio Lazzara è... Considerate che ci sono tre nazioni collegate, sicuramente... Abbiamo il Brasile, abbiamo anche la chat. Ah, ok. Sì, abbiamo il Brasile, abbiamo la Francia, abbiamo l'Italia, abbiamo la Sicilia, possiamo dire, sì, ok. Beh, allora,
considerato in attesa della riconnessione con il maestro Fabio Lazzara, io passerei al prossimo relatore, che ne pensate? E poi magari facciamo concludere i relatori in sospeso che si sono disconnessi, come nuovamente il dottor Gucciardo si è disconnesso. Oh mio Dio, siamo nei guai, my God. Luis Augusto Martin. Però riesco a sentirvi. Ah, ok, però non vediamo più. Però non io riesco a sentirvi. Purtroppo è l'unico compromesso. Se vi si accende una telecamera si blocca tutto. Va bene, quindi, ascoltiamo. Però la tua... sono riuscito a sentire quasi tutto. Ascoltiamo quasi la tutto. Tua calda voce, allora. Io direi no, la mia no. Ah, va bene, sì. Però la mia relazione ormai è andata, non preoccupatevi. No, poi magari la riprendiamo La riprendiamo quando alla fine ci sarà qualche domanda alla quale rispondere, se per voi va bene. Luis Augusto, se c'è qualche domanda poi io risponderò, per ora diamo la parola. Spero di pronunciare bene, sì, Luis diamo Augusto la parola Martins. Al Brasile. Abbiamo chiesto a... Maria, from Brazil. Oh, thank you. Abbiamo chiesto l'intervento in lingua inglese, con la speranza di imparare l'italiano prima possibile. Luis Augusto Martins conosce tantissime lingue, ma tranne l'italiano, sicuramente l'inglese, essendo una lingua universale, abbiamo chiesto di esporre il suo intervento in lingua inglese. Professore vocalità performativa statale dell'Amazzonia, Manaus, Brasile. Buonasera. Buonasera, buon pomeriggio. Good night, good evening to everybody. So, I will carry on the presentation in English because it will be a bit more comfortable and I imagine that everybody could like understand it as well. And it's a big honor to me be around all of you and as well to be representing the University of Amazonas for all the crew that I'm dealing with there and like everybody that are related. Tonight for us I prepared like interventions of my quite small son that is shouting on the other room and as well like I prepare for us one vision above the relation of ethnomusicology, the song of Indian people from northeast of Brazil, the natives called Pancararu ethnic, and as well the theatrical work of Farming the Cave, which is a Czech group. So I hope that everything in a technical way will be fine. I will try to start the presentation right now for all of you. Let me see now, Chrome tab. Yes, I think that's it. Please confirm to me that you can see my screen. Yes. Beh, ma allora ditelo, voglio dire. I feel that yes, giornata mondiale della voce. Siamo in collegamento in Do the Box, Medicina dell'Arte per Tutti. Fantastic. In ordine di intervento abbiamo ascoltato il professor Salvatore Lobue, Vincenzo Cicero, professore di filosofia dell'Università di Messina, il dottor Gianluca Gucciardo, medico delle arti dello spettacolo, Università Montpellier III, Francia. Manuel Castro, insegnante di canto e musicoterapista di Catania, Fabio Lazzara, insegnante di canto e vocal coach, Brancaccio Musical Academy di Roma, Luis Augusto Martins, in collegamento da Manaus, Brasile, professore di vocalità performativa, Università Statale dell'Amazzonia. Forse sta
stiamo riuscendo a riconnetterci. Ecco, vedo dei ghirigori in ricerca. Ecco, forse abbiamo perduto la connessione per via di alcune slide o forse di un video che stava per darci il professor. No, guardate che sta continuando a parlare, però siete voi che siete in ritardo col suono. Guardate che il ragazzo, il professore da Manaus, sta parlando, siete voi che state in ritardo con l'ascolto. Sì, anch'io sentivo. Non ha mai smesso di parlare. Ah, direttore Guidi, e io non lo sentivo. Ok, per cui allora è un problema. You can hear me, great. Ok. Yeah. I can hear you as well. Did we start something there? I was showing something for you or not? I cannot hear you. I think you should start that again in a few seconds. Okay. Yeah. I don't have any feedback. No, no, wait. Because you were speaking and you presenting your subject, but. But can you hear me? Nothing came here. I can hear you. Actually, now you were a bit like talking about like somebody else, and somebody else was talking about like you above you. So it's your reality questions, but is everything a big going? Mess actually, because your connection goes in and comes back, and probably. Procederei se siete d'accordo con andare avanti perché le connessioni ci stanno uccidendo e now seems to be more stable, right? Le 8:20. Allora siamo in ritardissimo, mi viene in mente e intanto grazie per l'intervento maestro Ciccio, lei mi sente? Beppe, mi senti? Io ho un ritardo nel sentire. Ci ripromettiamo, di Beppe, riprendere. Io ti sento, tu mi senti? No, ci sono io ti sento Beppe, sì, non sento la signora, sì. Sento malissimo da Manaus. Ecco, non riusciamo a... Forse riusciamo o ci diamo un appuntamento nuovo... No. Allora, io direi di riprendere il nostro mi sente? Mi sentite? In regia che mi dicono? Io sento, sia il maestro Vessicchio, sento, però gli altri li sento un po' a scatti. Ok, allora io direi di fare una cosa. Di connessione personale, secondo me. Per ovviare a questo disguido tecnico, purtroppo non per colpa nostra, potenzialmente vi chiedo un intervento registrato singolarmente, in modo che abbiamo il nostro intervento, stabiliremo tempo e orario e giornata e quindi poi ci concorderemo questo. Per questa occasione è andata così. E nel frattempo presentiamo il maestro Peppe Vessicchio, direttore d'orchestra di coro. Buonasera maestro, mi sente? Perché ho un ritorno io di voce. Io la sento. Bene. Sì, bene. Bene, allora... Lei la parola. Sì, al di là della qualifica con la quale diciamo risulto sulla locandina, sono qui perché Gianluca mi ha parlato della giornata mondiale della voce e trovo che ovviamente celebrare il fenomeno della voce sia una cosa molto importante e anche stimolante, curiosa, perché ci può offrire tante riflessioni. Già alcune sono emerse con tanto di
di bibliografia e di riferimenti autorevolissimi dall'antichità al Novecento. E questa già è una cosa della quale ringrazio, perché è sempre un'occasione anche per me venire a contatto con immagini, con sensazioni, per non parlare di suono ovviamente, però immagini e sensazioni che riguardano questo argomento. Io sono affascinato dal fenomeno della voce, perché tant'è vero che durante la pandemia, per tornare a quello che prima si diceva, durante la pandemia ho approfittato per ristudiare, approfondire il fenomeno della musica vocale del 1600. Quindi benedetta in questo caso condizione di clausura, perché non ho avuto più l'alibi che ho sempre avuto, che non c'era il tempo sufficiente per poter affrontare una cosa così anche così degna di attenzione, perché credo che proprio nella musica vocale esistano delle ragioni importanti per le quali il linguaggio musicale ha avuto il suo percorso. Cioè è proprio nella pratica vocale di quel periodo che emergono quelle che noi chiamiamo le regole, pensando che siano regole estetiche, invece sono assolutamente regole di natura fisica, di osservazione. E quindi mi riferisco esattamente alla pratica della musica, che è l'arte della combinazione orizzontale e verticale del suono. Perché proprio quel periodo? Perché innanzitutto non c'erano strumenti a intonazione certa. Noi sappiamo bene che possiamo anche non pensarla una nota, ma se schiacciamo il tasto del pianoforte lui la produrrà. E forse possiamo anche non essere particolarmente musicali, ma se allo stesso tempo schiacciamo il tasto di una tastiera di una corda, produrremmo quel suono. E se lo facciamo anche in maniera assolutamente precisa dal punto di vista tecnico, otterremo anche un suono con una precisa intonazione. Ma quello che non possiamo fare sicuramente è non avere in testa una nota nei momenti in cui la dobbiamo cantare. Bene, questo significa che dobbiamo fare innanzitutto un esercizio di ascolto del sistema nel quale siamo compresi. Quindi noi possiamo emettere una nota se sappiamo in che ambiente sonoro ci troviamo e che nota dobbiamo emettere. La dobbiamo anche cercare con la nostra mente per poterla produrre. Mi rifaccio ovviamente a un concetto. Matisse parlava del fatto che quello che noi siamo in grado di ascoltare è parte delle informazioni formative che poi avranno attraverso la voce un canale di affermazione, di confronto. Io sono nato a Napoli e quindi in un'epoca nel quale le automobili ancora non avevano il predominio su quello che era il suono della comunità, il suono della città, e dove ancora il marketing dei venditori ambulanti era affidato alla loro capacità vocale, perché solo la voce che era in grado di raggiungere i piani alti poteva sperare di creare quell'attenzione necessaria, e si autoselezionavano e laddove non si selezionavano si addirittura si perfezionavano per raggiungere questo tipo di abilità. Il vociare della piazza aveva una capacità corale enorme. Poi a Napoli, lo sappiamo, il suono proprio della parola in strada è particolarmente articolato. Chi è stato a Napoli e ha visitato la città può rendersi conto che è una città che suona molto forte, suona in lungo e in largo, suona ritmicamente ma suona anche con modulazioni estremamente estreme. Quindi si passa dai suoni gravi ai suoni acuti, e tutta la rappresentazione anche di se stessi passa attraverso il suono. Cioè c'è il suono, c'è il modo di parlare del barista, c'è il modo di parlare dell'imbonitore al mercato, c'è un linguaggio che si tramanda, perché addirittura i mestieri hanno un suono.
Questo è straordinario perché è come se fosse la rappresentazione della realtà nella realtà. E io ho avuto la fortuna di vivere questa condizione prima che il sistema tecnologico è il sopravvento del rumore di fondo, adesso voglio dire ancora più di prima, no? Dato dal fatto che parliamo di più al telefono che di persona, del rumore di fondo avesse la supremazia su questo ambiente. Ecco, questo ambiente, e tornando al silenzio di che in qualche modo citava Lobue, questo ambiente nel lontano 1600, nel silenzio di una cattedrale, permetteva ai coristi di immaginare la nota che era stata prevista, successiva da cantare, e quella nota la potevano emettere solo se il sesto armonico, cioè l'insieme dei suoni costituito non solo dalle fondamentali ma da tutti i satelliti degli armonici che sono intorno ai suoni, se il sesto degli armonici aveva quella nota nel suo interno. La dissonanza che doveva essere preparata era semplicemente la condizione per la quale un corista poteva riuscire a emettere quella nota. Se non veniva preparata quella nota, sarebbe stata impossibile da mettere. È chiaro che con l'arrivo degli strumenti a intonazione certa, come dicevo, il pianoforte, è stato reso possibile suonare qualunque cosa, anche quella che non siamo capaci di immaginare, anche quella che in quel momento, in quel sesto, non è prevista. Mozart nel suo quartetto delle dissonanze, e parliamo ancora di un periodo nel quale il pianoforte non aveva preso il sopravvento, ci dà una lezione importante, ci fa capire come quelle note che lui inseriva, azzardatissime, appartenevano però al sesto degli armonici, infatti appartengono a ottave molto lontane da quelli che sono i suoni delle fondamentali. E se andiamo a fare il calcolo del numero degli armonici, andiamo a vedere che proprio su quelle note, tanto dibattute poi dai critici dell'Ottocento e del Novecento, proprio su quelle note c'è una confluenza di una serie di armonici, per cui nel suo orecchio quelle note erano plausibili. Questo è un esercizio di ascolto che poi genera una capacità creativa. Ora, se lo riportiamo all'interno della voce, possiamo dire che più siamo forniti di complessità dal punto di vista delle informazioni e più abbiamo una tavolozza a disposizione per poterci esprimere. Quello che accade oggi e al quale si faceva riferimento è sull'appiattimento dei segnali sonori e del linguaggio dell'arte è soprattutto un impoverimento assoluto del linguaggio, cosa ben diversa dalla ricerca tribale, molto lontano, molto è lontano questo, voglio dire, quindi il lavoro di arrivare all'anima passando attraverso la distruzione di tutto il meccanismo logico, a me va benissimo, ma avere una logica al minimo perché non siamo in grado più di gestire la complessità è ben altra cosa. Ecco, quello che mi rammarica è solo che la complessità sia un elemento che si sta perdendo. E perché nella complessità abbiamo una ricchezza. Se la complessità poi diventa un'azione demagogica per distinguere le capacità degli individui, questo non va più bene neanche. Ma perderla del tutto, secondo me, è drammatico. I passi indietro che abbiamo fatto nei linguaggi in generale, non soltanto quello del suono, credo possiamo tranquillamente attribuirli proprio ad un impoverimento della cultura e quindi della coltivazione di tutto ciò che ci circonda. Tutto ciò che c'è intorno non ha più il valore della complessità che aveva una volta. Una volta, attenzione, ho letto un libro del 1800 di una scuola di canto dove già lamentavano che non era più quello di una volta, quindi mi sa che questo una volta a volte ci riporta indietro di qualche centinaio di anni. Non vorrei essere catastrofico, ma credo che un atto di consapevolezza in tal senso potrebbe solo aiutarci nella giornata mondiale della voce. Quindi non posso altro che ringraziare tutti coloro che hanno già dato voce a questi pensieri, dicendo gran parte delle cose che avrei voluto dire io,
e quindi vi ringrazio perché l'ho detto anche in maniera molto, molto attenta e puntuale e con dovizia anche di riferimenti. Io concludo semplicemente dicendo che quando ho avuto a che fare con un coro per la prima volta, e non sono un direttore di coro, ma l'ho dovuto dirigere, diciamo, apparteneva all'organico orchestrale, quando ho avuto a che fare con le voci ho capito che lì c'era qualcosa da andare ad approfondire, proprio della macchina del coro, del coro misto. E questo è stato solo l'inizio, grazie al coro, l'inizio di un percorso che mi ha portato a rivedere addirittura il concetto di armonia, assolutamente basandomi su tutti gli studi della musica vocale del passato. Grazie. Grazie maestro Peressicchio, direttore d'orchestra. E continuiamo, abbiamo di nuovo il collegamento con Luis Augusto Martins, professore di vocalità performativa, e siamo in collegamento da Manaus, Brasile. Adesso riusciamo a sentirci? Okay, good evening. So okay, proviamo. We will be able. So I will have to be a bit faster right now, and I hope that everything will went well. So good evening, everybody. Thanks. It's an honor to be here representing the University of Manaus and to be around and surrounded for such interesting communicators and professors. So I will try to explain a bit of the field work made from Farming the Cave in the methodology of theatrical arrangement composition for a new language of theatricology. And I will try to share with you the slides. Hope that it will work on that turn. If not, I just turn it off and keep just telling to you how it was. It's probably not one of these so illustrated, but can be a way. So, can you see my screen right now? No. Yes? No. That's me. And I'm from a city in Brazil called Santa Bárbara. That's a small city in the state of Minas Gerais. And from 2005, I started my relation with theater as a professional. But before, I was already studying and making theater there. And nowadays I'm teaching in the University of Amazonas, the state one, and I'm making my PhD in musical science in the new University of Portugal. And here. This ethnic. They are from the northeast of Brazil. They are quite known mainly because of the work from, I think that you can see me, right? Or you can see me on the screen? You can see me? Chiedo scusa, ma dalla regia mi dicono che si sente male. So, io non so in presentation se riescono a sentire. Ogni volta che mette un video, in effetti occupa tutta la banda, quindi perdiamo il segnale. Quindi bisognerà di non usare il video. Salta, sì. Hello? I think I don't know if you can hear me, and I think that we cannot see the presentation, but anyhow. What I came here to share, there was one relation between ethnomusicology and theater. I'm not sure if it makes so much sense to show it exactly without all of the stuff that I prepared, but I will try to say something more brief
about how is the relation of to be teaching voice in Amazonas, Manaus. I think that it might be quite interesting as well. Might not be so philosophical or like so rich on this point of because it will be only some declaration about how is the experience. Then I'm starting here with voice and improvisation in our meeting tonight. And like Manaus is a city that is here, as you can see, in the northeast of Brazil. I'm not from there, but they have such interesting and rich culture there. And like everything is so alive that is really like a miracle every day to be there. The things are not so nice and not so easy concerning to the health situation, mainly because of the politic issues that the country is going through. Hope that we end up quite soon. Besides that, I would like to say that there I'm like a teacher of voice expression, music for the scene, like sonoplasty, that we are calling as well, and like I'm teaching voice for the scene. This semester was extremely unusual for all of us, and we engaged in a very like interesting project, how to keep the students and how to keep the connection, because voice is the main bridge of connection that we are using every day. Or of course not only, because we can work also with non-verbal issues when we are speaking about the surround of society and musicality. But like for the theater, there was a big question, how to move on with this new idea of presence, which we were calling telepresença. And I have the luxurious opportunity to work with the teachers that they were giving born for the concept of this. Amanda Iris, that we are leading together with her project that is called Arte Comunidade. And like right now we are working together in a new performance, all made virtually, and we are using like platforms in a different way of streaming, like Google Meet is the base of our work. StreamYard is a place that we use as a stage. And as well, there is a lot of like questions going on for how to play music from that and do not have these issues, technical issues of like delay or problems towards the connection. Or as well, how to work with voice during like one virtual connection. If you are in a group, if you are working with like 60 students, that's the reality that we are facing. So creativity is like something that's quite required, but like the crew of teachers, they help quite a lot. And I would just nominate one of the beautiful experiences that all the crew from the theater school were going on, and they were like improving on the didactical way. One of our projects were called Rock Severino, which was a composition of dramaturgy that collect two different Brazilian canonic dramaturgies. One of them were O Berço do Herói. I think that you have seen this like soap opera from the television, Brazilian television, Rock Santeiro. Probably you know that, right? I suppose so. I'm not sure, but I would care with this information. And another very interesting dramaturgy, which is quite canonical in a musical way, was Morte Vida Severino. Morte Vida Severina is going on the northeast of Brazil.
as a background, and like the musical composition is from Chico Buarque de Holanda. Our big challenge was how to put it together. And we have like in the room, 30 students together with us and 5 teachers. And all of them were working every day with remote connection to build it. And what a fantastic situation to overcome this problematic. And as well, we were like, with the great support, of course, of Portal Me Ver. I would really recommend, guys, Portal Me Ver is a wonderful platform of art developed in Brazil that they are, well, specialized in transmission by stream, and they are dealing with art in a wonderful way. And the second partner that we have was also from Brasilia. There was a wonderful musical director, Diogo, and the great crew of teachers like Gislaine that was making the production, like França that was thinking with the methodology together with us, our wonderful teacher of like dramaturgy that was giving all the support and all the questions for we dive in this problematic, how to put it together. And like this was really keeping pushing us farther with the idea of how to work with voice, because there was the main problem, how to deal with a completely new text, how to deal with the idea of musicality in it, and how to deal with the problematics of the transmission in it. And like all of this was a good arrangement for us. And like we have also the support of the teacher from puppetry, Vanessa Bourdin, that she was really, really pushing us farther. The coordinator of the course, that he was also like working with the lights towards the house of each of our students, because the house of our students become like the stage. And as well, we were like working with the idea of podcast in the frame of like experimenting voice, experimenting sound, experimenting the tensions of contemporary questions in theater. And like on such way, I was working with the students from vocal expression one, and like the students from sonoplasty. Well, on the end, everything went like somehow a new discovery for all of us. That was wonderful to put us together with new challenges, and like how to deal with the voice there. We're quite proximal, we're quite like close up, because we really need to have time together with all of the other mics switched off, and have time to hear each other, like to work together in the details of the texts, and or to see how the transmission of the music would really end up well. I don't know how much more time I would have to share with you, but I would like to know if you have some question or some curiosity that you would like to pose, and like otherwise I would grazie Luis Augusto Martins da Oltreoceano e precisamente da Manaus in Brasile. Siamo riusciti finalmente a sentire la sua relazione per la giornata mondiale della voce. Grazie, grazie ancora dell'intervento. Abbiamo adesso, non abbiamo più il dottor Gucciardo e non abbiamo... Io sono con voi, ma purtroppo se accendo la telecamera finisce tutto. Considerato che io non vedo, non riesco a vedere Gianluca Guidi,
Non so se è con noi o si è disconnesso. Il maestro Guidi mi ha scritto che aveva difficoltà, non si riusciva a sentire. Quindi se volete io magari ovviamente non faccio la mia relazione, però dico due parole. Certo, certo, di quello sì. Che avrei, così diamo il tempo al maestro Guidi di poter recuperare la connessione. Se siete d'accordo, io assolutamente non ho sì. sentito, non ho sentito tutti gli interventi, però vi sto comunque seguendo, ho sentito anche, per fortuna sono riuscito a sentire, perché ci tenevo tanto, anche l'intervento del caro Guto Martins dal Brasile, e poi ho sentito purtroppo un po' così a pezzi gli altri bellissimi interventi. E thank you so much, Guto, for your intervention, very very interesting, thank you. E allora, io in realtà volevo semplicemente riportare il discorso, dal mio punto di vista, a un discorso di tipo medico-artistico, cioè dire che anche per noi medici oggi a volte la voce è qualcosa di estremamente sezionabile, cioè ci stiamo sempre più abituando alla voce come se fosse qualcosa di meccanico, di organico, che debba per forza essere analizzata da un punto di vista fisico, per cui se non nominiamo tutti i muscoli delle corde vocali, della laringe, se non studiamo da un punto di vista fisico, elettrofisico, elettroacustico, la voce, magari ci sentiamo meno medici. Ecco, il mio intervento, che ripeto ormai non faccio, però volevo semplicemente portarlo a una dimensione leggermente diversa, dicendo che è importante senz'altro che della voce si faccia uno studio anche di tipo fisico ed elettroacustico, ma che, come hanno detto mirabilmente il professore Lobue prima, e in maniera veramente anche eccezionale il professore Cicero, che mi ha molto emozionato, in realtà la voce andrebbe anche studiata da un punto di vista poetico, da un punto di vista filosofico, da un punto di vista musicologico. Però qualcuno potrebbe anche dirmi, allora, ma allora se sei un medico e non sei un filosofo, non sei un poeta, perché dovresti diciamo entrare in ambiti che appartengono al professore Lobue, al professore Cicero, al maestro Vessicchio e a tutti gli altri relatori? Perché forse la medicina andrebbe fatta ritornare un poco agli stilemi del passato, a mio avviso. Sto dicendo ovviamente qualcosa che potrebbe anche non convincere tutti, o comunque lasciare perplesso qualche medico che mi sta, qualche collega che mi sta ascoltando, però nel passato, nel Medioevo, esisteva una laurea che era in medicina e filosofia. Cioè non erano divise le arti liberali dalla medicina, assolutamente. Anzi, chi si laureava in medicina automaticamente si laureava in filosofia e et viceversa. Quindi il mio piccolo intervento voleva riportare un po' a questa dimensione del medico filosofo del passato, dove per filosofo, me ne darà conferma anche il professore Cicero, non dobbiamo intendere, come oggi a volte si dice, vabbè, è un discorso filosofico, come se filosofico volesse dire un discorso campato in aria che non abbia alcuna scientificità. No, la filosofia, ce lo dimostra anche proprio la filosofia della scienza, è qualcosa di fortemente legato alla scienza, è fortemente legato a un'epistemologia, a un'ermeneutica, a un'euristica. Ecco, il medico dovrebbe un po' riappropriarsi di questo per migliorare la cura e la salute degli artisti. Parliamo spesso col maestro Vessicchio di questi termini, cura e salute degli artisti. Tornare al silenzio, mi è piaciuta tantissimo l'introduzione magistrale del professore Salvatore Lobue. Tornare al silenzio è anche per noi medici forse la via che ci potrebbe riportare a recuperare il senso del sé, recuperare anche il senso della cura.
il senso della, del curare, quello che gli inglesi dividono in un caring e in un curing, curare e curare, che poi noi lo traduciamo curare e curare, ma in realtà significa prendersi cura e trovare una cura, una terapia. Ecco, però qui mi fermo perché poi il professore magari Cicero potrebbe dire che sto invadendo il campo filosofico in maniera eccessiva, non so che ne pensa, ha il microfono spento, quindi io non sento la risposta né del professore Cicero né del professore Lobue. Io scuotevo la testa per dire no, che va benissimo quello che tu stai dicendo, va assolutamente bene, è corretto, finiamola peccati per una volta, dico anche qua, in un giorno in cui noi diamo, celebriamo la voce, finiamola con gli steccati, la filosofia da un lato, le scienze dall'altro, la fisica, l'astrofisica, basta, non se ne può più. Se dobbiamo recuperare come e non possiamo che essere d'accordo con il maestro Vessicchio, di recuperare il senso autentico della complessità, e smettiamola, dobbiamo andare al nucleo, no? Che poi consente, ha consentito nel corso della storia, di sezionare i vari ambiti, ma andiamo al nucleo per coglierne davvero l'unità, la comunione, no? E io ho letto in questa ottica sia il tuo intervento sia quello del maestro Vessicchio e il silenzio madre di ogni suono del professor Lobue, lo leggo anche in questo senso. Posso aggiungere che le opere recenti del dottore Guagliardo sono la massima espressione di pensiero relativo a questo argomento che sia stato pubblicato credo in Italia, per cui quello che ha detto mi sembra, e anche questa sera bisogna sottolineare la straordinaria importanza di questo scienziato della voce che da Agrigento davvero dà a tutti il segno di una profondità inaudita. Quindi questa serata, almeno la piccola cosa che ho potuto dire, io la dedico a Gianluca Alfonso Gucciardo, perché è davvero uno straordinario studioso. Abbiamo perso il relatore. E anche la moderatrice. No, ecco. Ecco. Io non sento più, scusatemi. Bene. Non riesco a sentire il professore Lobue che continua a parlare, ma io non riesco a sentirlo. Non so. No, già finito. Forse. Ah, già finito. Allora c'è un ritardo. Forse c'è un ritardo. Un ritardo di immagine, sì, purtroppo sì. Beh, se il dottor Gucciardo è d'accordo, ci ripromettiamo in questa celebrazione di questa giornata di registrare un momento singolarmente in modo da non avere problemi di connessione e in modo da esporre le slide o i video di vostra competenza. E così considerato che il tempo comunque con tutti questi disguidi è andato via, il relatore e Fabio Lazzaro non siamo riusciti ad ascoltarlo e così anche il direttore Gianluca Guidi, quindi automaticamente io non posso far altro che ringraziare gli ospiti presenti questa sera, il professor Salvatore Lobue, il professor Vincenzo Cicero, il dottor Alfonso Gianluca Gucciardo, il insegnante di canto Manuel Castro e insegnante di canto vocal coach Fabio Lazzara, il professore Luis Augusto Martins dal Brasile, il maestro Peppe Vessicchio, il direttore, attore e regista Gianluca Guidi, ripromettendoci in un incontro registrato
grazie alla logistica e regia Federico Salluzzo, grazie ancora, permettetemi, CEIMARS Associazione e Officine Telo, e posso anche lasciare tutti quanti, grazie a tutti quanti che hanno comunque scritto tanto, e la voce ha un potere straordinario, usiamola bene e abbiamone cura, solamente questo, e un arrivederci a presto nella giornata mondiale della voce. Grazie ancora a tutti quanti, buona serata a tutti. Salve.